Buongiorno a tutti. Come avete visto dal nostro titolo, oggi parliamo del periodo di prova per le badanti e le colf. Abbiamo scelto di parlare di questo argomento oggi perché? Perché ci siamo resi conto che è un argomento su cui sia famiglie che badanti non hanno capito come funziona. Allora, innanzitutto partiamo subito con due numeri che chiarificano subito tutto quanto. Allora, per badanti e colf assunte con l'inquadramento A, B, C super, quindi che sono gli inquadramenti che di solito vengono utilizzati, il periodo di prova dura 8 giorni lavorativi. 8 giorni lavorativi. Se invece vengo assunto con il contratto di super, quindi sono che sono quelle badanti che hanno fatto dei corsi o vanno ad assistere una persona in condizioni particolari, mettiamola così. Il periodo di prova dura 30 giorni, ok? Durante il periodo di prova, sia la badante che la famiglia può interrompere il rapporto in qualunque istante senza preavviso. Quindi una badante non si trova bene, può andare senza dare preavviso. La famiglia non si trova bene, può licenziare la badante. Che cosa non è chiaro alle famiglie e alle badanti? Che non è che io assumo una badante, nel periodo di prova la porto a casa mia, la tengo in nero per 8 giorni e poi faccio il contratto. Non funziona così. Le famiglie devono capire che il periodo di prova è concepito da un punto di vista legale, è impostato in un altro modo. Cosa vuol dire? Io faccio il contratto alla badante, ok? Quindi registro la badante all'INPS, vado a un CAF, registro la badante all'INPS, presentazione dei documenti, contratto di lavoro, 8 giorni lavorativi di prova. Se entro quegli 8 giorni non licenzio la badante viene in automatico. Viene inserita nel contratto o a tempo determinato se l'avevo fatto un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato se l'avevo fatto un contratto a tempo indeterminato. Questo deve essere chiaro. Perché se io prendo una badante o una colf, la porto a casa mia, la tengo un mese, 8 giorni senza registrarla all'INPS, senza andare a un CAF, io la sto tenendo in nero. È un reato. Questo è importante da capire, quindi il contratto va fatto appena la badante entra in casa. La badante deve entrare in casa con il contratto già firmato, perché sennò ci troviamo in una situazione di illegalità. Ok? Dal momento in cui entra in casa, la famiglia e la badante hanno 8 giorni lavorativi per valutare se effettivamente si trovano a loro agio tra di loro e di conseguenza se il rapporto di lavoro può andare avanti nel tempo. Non è vieni, facciamo un periodo di prova dopo un mese e il periodo di prova non è ancora finito. No, quello si chiama lavoro in nero. Quello si chiama lavoro in nero. Ok? Quindi badanti e colf entrano in casa che hanno già firmato un contratto. Nel periodo di prova, TFR tredicesima, maturano? Certo, ovviamente sì. Nel periodo di prova, per quei giorni che ho lavorato, quindi sono 8 giorni, ovviamente considerate che essendo 8 giorni il periodo di prova, se io duro 5 giorni, dopo 5 giorni o io mi licenzio o vengo licenziato, la percentuale di TFR di tredicesima stiamo parlando di pochi euro. Però è importante capire che nel periodo di prova maturano TFR tredicesima e TFR tredicesima. Ecco. Noi ci teniamo a sottolineare questo punto perché molte badanti e anche alcune famiglie ci hanno chiesto: ma quanto dura il periodo di prova? Dura un mese? Dura 15 giorni? No. Il periodo di prova dura 30 giorni lavorativi, che non è un mese, 30 giorni lavorativi non è un mese. Perché se nel mio contratto c'è scritto che io lavoro lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, la settimana, quelli sono 6 giorni, la domenica non è un giorno lavorativo. Quindi per il di super, il contratto di super, sono 30 giorni lavorativi. Per
A, B, C super, che sono i contratti tipici. Il C super è il tipico delle badanti, con il B super se non parliamo di una persona non autosufficiente. Il contratto A super è tipico delle colf. Ecco, in questi casi qua, scusate, la super è tipico delle dame di compagnia. Comunque, in questi casi qua, il periodo di prova dura 8 giorni lavorativi. Ma, segniamoci questo punto, io entro in casa, ho firmato un contratto, non vado bene, dopo 8, o non mi va bene la situazione, dopo, ho tempo 8 giorni lavorativi per andarmene senza né dare né ricevere un preavviso. Non è che entro in una famiglia, sto un mese in nero e poi vediamo, facciamo il contratto. Non funziona così, ok? Questo è importante sia per le famiglie che per le badanti, per non trovarsi in spiacevoli situazioni, ok? Speriamo di essere stati utili. Se faremo tante dirette, parleremo di tanti argomenti, dai contratti, quindi parleremo dei contratti, che ne so, C super, 25 ore, tante cose. Ecco, chiaramente non possiamo trattare tutto in un giorno solo. Ogni due o tre giorni cerchiamo di fare un video e cerchiamo di dire, parlare di tutto. Oggi abbiamo parlato del periodo di prova, domani stiamo preparando degli altri testi per andare oltre. Vi ringrazio, buon appetito a tutti, buona giornata. Un saluto, Massimo, ilcercabadanti.it.